In Somalia 23 persone tra pirati e jihadisti sono sospettate di avere un ruolo nel sequestro di Silvia Romano, la volontaria italiana di 24 anni sequestrata il 20 novembre di un anno fa a Chakama, nel sud del Kenya, dove era impegnata con i bambini per l'associazione Africa Milele Onlus. L'alta corte del southwest della Somalia ha fatto arrivare ai 23 sospettati misure di prevenzione e avvisi di sequestri di beni. Proprio due giorni fa è trapelata la notizia secondo la quale gli investigatori italiani e keniani sono convinti che Silvia Romano sia stata sequestrata su commissione e poi portata in Somalia. Inoltre la Procura di Roma sta valutando l'ipotesi di inviare una rogatoria internazionale alla Somalia per estendere la ricerca della volontaria nell'area dove imperversano milizie legate ad Al-Shabaab. In Kenya sono tre le persone arrestate del gruppo dei sette sequestratori che la notte di un anno fa hanno sparato e ferito cinque persone prima di portare via a spalla Silvia Romano dalla guest house di Chakama dove alloggiava. Si tratta di Abdullah Gabab Awari, Moses Luali Chembe, entrambi anche accusati di aver chiesto un riscatto all'ambasciata italiana a Nairobi per il rilascio di Silvia, e Ibrahim Adan Omar. Ma Moses e Ibrahim hanno pagato ciascuno una cauzione per l'equivalente di 25.000 euro per ottenere la libertà vigilata. Ibrahim non si è presentato all'udienza del 14 novembre ed è stato dichiarato latitante. La corte di Malindi ha rinviato il processo al 28 gennaio 2020.